Sia sul Mona Futsal che calcetto avezzano vengono da successi nella prima giornata di campionato che si è disputata sabato scorso ed oggi si affrontano per questa sfida valida per la seconda giornata di andata del girone A del campionato di Serie C2. L'incontro inizialmente era in programma in terra marsicana, è stato invece spostato a Sulmona in quanto la società del calcetto avezzano ha richiesto l'inversione di campo e dunque Sulmona Futsal calcetto avezzano si disputa al palazzetto dello sport Nicola Serafini in località Incoronata a Sulmona. Tra un po' assisteremo alle fasi di questo match. Il quintetto iniziale del Sulmona Futsal vede Silvestri, Notarandrea, Liberatore, Veneziale e Ginnetti. Ci sono due assenze importanti nei padroni di casa, mancano Ruscitti e degli esposti, Ruscitti febbricitante, degli esposti influenzato e poi c'è Lavella infortunato, quindi defezioni importanti nella squadra di Benjamin Fonte che viene, come dicevamo, dal successo ottenuto nella prima di campionato sabato scorso 10-1 contro il Giulianova. Anche l'Avezzano viene da un risultato di vittoria, la formazione marsicana sabato scorso si è imposta per 5-2 sul campo della Valle del Vomano. È stata nel frattempo controllata una porta dal direttore di gara che ricordiamo è Stefano Passerelli della sezione di Chieti. Dunque tutti pronti a dare il calcio d'avvio a questo confronto, calcio d'inizio che sarà battuto dal Sulmona Futsal, quindi si aspetta ancora un po' e si parte in questo momento. Dunque comincia questa gara valida per la seconda giornata di andata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5. E il Sulmona in possesso di palla con il Liberatore, c'è questo scambio per Veneziale. Adesso il pallone è stato rimesso in gioco dalla formazione biancorossa che avanza in questo momento e c'è adesso Ginnetti, ancora la formazione di Benjamin Fonte che prova a manovrare il pallone, recupera il Liberatore, ancora il Sulmona, attenzione, poi palla che termina in out e quindi si riprende con questa rimessa in gioco da parte del Sulmona Futsal, eseguita prontamente il suggerimento per Notarandrea. Giostra palla ancora la formazione di casa, il passaggio per Veneziale, c'è questa verticalizzazione, attenzione, conquista palla Jacobelli per l'Avezzano ed effettua questa conclusione. Dunque prima iniziativa del match, al tiro si è portato Jacobelli e c'è stata la parata di Silvestri, estremo difensore del Sulmona Futsal. Punteggio fermo ancora sullo 0-0 con il Sulmona che avanza in questo momento e c'era stato questo tentativo di servire Ginnetti. Palla adesso all'Avezzano con Cosimo. L'apertura di Cosimo per Jacobelli, lo scambio tra i due. E adesso è ancora l'Avezzano, sempre con Cosimo, il suggerimento per Jacobelli. Palla in avanti, attenzione, e poi c'è l'ottimo recupero da parte di Veneziale, avanza Veneziale, la conclusione, pallone che colpisce la traversa, palla ancora in gioco per la formazione sulmonese che si porta al tiro, pallone deviato in corner, successiva conclusione da parte di Ginnetti, dunque vicinissima al gol la formazione di casa e adesso dopo il corner c'è la conclusione di Veneziale, ma il pallone è stato deviato ancora in out e quindi si dovrà riprendere di nuovo con il calcio d'angolo. Tutto questo quando sono passati esattamente 3 minuti dall'inizio di questo confronto, punteggio di 0-0, Ginnetti, poi è Veneziale, palla in avanti, il recupero dell'Avezzano con Cosimo che ha servito un suo compagno, c'è poi l'appoggio per Cosimo, attenzione, la conclusione e l'intervento del portiere
conclusione di Gianluca, 5 con la deviazione di Silvestri, palla così deviata in calcio d'angolo prontamente battuto dall'Avezzano, si porta la conclusione Jacobelli. Quando siamo giunti al quarto minuto nel corso di questo primo tempo, risultato che non ancora si sblocca qui al Palasport, Nicola Serafini in località Incoronata Sulmona. Ed ecco il Sulmona Futsal in avanti con Liberatore. Avanza ancora la formazione di casa, il suggerimento per Veneziale. Veneziale a tu per tu con Jacobelli, il suggerimento per Liberatore. C'è poi il tocco per Notar Andrea, attenzione, il recupero da parte della formazione marsicana. Una delle squadre, il calcetto avezzano, candidate al successo finale, quindi per il Sulmona Futsal sicuramente un avversario più ostico rispetto a quello di sabato scorso. Ed ecco l'Avezzano in possesso di palla con Cosimo, il suggerimento per 5, ancora l'Avezzano che prova ad avanzare. C'è stato il tentativo di recupero del Sulmona con Liberatore, palla che è terminata in out. Ecco l'Avezzano, c'è questo suggerimento per 5, avanza ancora la formazione biancoverde. Prova ad avanzare ora con il numero 9, attenzione, si tratta di 5. C'è lotta tra giocatori, riesce a spuntarla il Sulmona, l'assist per Veneziale alla conclusione e poi c'è quest'altra conclusione con la deviazione in out, opportunità creata dalla formazione sulmonese, conclusione da parte di Liberatore. Adesso attenzione Veneziale al tiro, pallone che è finito in out. Il Sulmona è riuscito a ripartire nel migliore dei modi, a proporsi con questa azione d'attacco, con questa ripartenza. Adesso la formazione di Fonte beneficia di questo calcio d'angolo che è stato prontamente battuto. Attenzione Caputo, non riesce a colpire il pallone Veneziale, palla che termina in out. Gara molto ma molto combattuta quando siamo al sesto minuto nel corso di questo primo tempo, punteggio sempre di 0-0 tra Sulmona Futsal e Calcetto Avezzano. Avanza la formazione marsicana, il suggerimento per 5, ancora l'Avezzano, lo scambio tra 5 ed un suo compagno Gianluca. 5 riceve il pallone, palla in profondità per Felli che si porta al tiro fuori misura. Intanto in occasione di questa partita c'è anche l'incitamento di alcuni ragazzi del Sulmona Futsal che si fanno sentire con i loro squilli di tromba per sostenere la formazione di casa allenata da Benjamin Fonte. Ed ecco Krasnici, Krasnici si aggiusta il tiro, pallone ribattuto da Veneziale ed è finito in out. Sempre 0-0 qui al Palasport dell'Incoronata. Adesso è l'Avezzano che manovra palla con 5. Ancora 5 che riceve il pallone, attenzione, prova a superare un suo diretto concorrente. Il recupero del Sulmona con Krasnici, ma ora è subito l'Avezzano che torna in possesso di palla. Ancora la formazione marsicana, c'è il suggerimento per Cosimo, non riesce ad agganciare il pallone 5, palla che finisce in out. E così si riprende con questa rimessa in gioco eseguita prontamente dal Sulmona Futsal che avanza adesso con Caputo, poi è Veneziale. Il suggerimento per Krasnici, Krasnici l'appoggio per Liberatore, ancora la formazione biancorossa a manovrare palla, adesso è Liberatore, l'appoggio per Caputo, scambio con Liberatore, attenzione attaccato da 5 e c'è il fischio del direttore di gara. Tutto questo quando siamo all'ottavo minuto nel corso di questo primo tempo con il punteggio che è fermo sullo 0-0. Calcio di punizione. E dunque c'è stato il primo fallo del match. Ricordiamo, dal sesto fallo si procederà ai tiri liberi.
solamente il primo fallo. Adesso attenzione, il Sulmona prova la conclusione con liberatore, ma c'è la ripartenza dell'Avezzano con Iacobelli. Attenzione, intercetta Krasnici, riparte così il Sulmona con Krasnici, viene fermato da 5, ottimo l'intervento del numero 9 dell'Avezzano che si porta poi alla conclusione e c'è la ribattuta di Caputo, palla che finisce fuori e sicuramente ci sarà un'ovazione se dovesse arrivare il gol in questi istanti, perché la partita è molto ma molto tirata. La parata di Silvestri prova a far ripartire la manovra per i suoi e adesso attenzione Veneziale, non ce la fa ad avanzare Veneziale, riparte così la formazione marsicana e adesso è Cosimo, l'appoggio per 5, lo scambio con Cosimo, ancora l'Avezzano, palla che finisce in out e si riprende con la rimessa in gioco eseguita prontamente dal Sulmona. Avanza il Sulmona con il liberatore, lo scambio con Caputo, Caputo appoggia per Krasnici. Ricordiamo oggi il Sulmona è privo degli influenzati, degli esposti e Ruscitti, manca così il bomber Alessandro Ruscitti. Finisce a terra Iacobelli e così c'è il primo fallo commesso dal Sulmona Futsal. Calcio di punizione per l'Avezzano quando siamo al decimo minuto nel corso di questo primo tempo, punteggio ancora di 0-0 qui al Palasport dell'Incoronata. Adesso è 5 che avanza per l'Avezzano. Poi c'è l'intervento di Veneziale che fa terminare il pallone in out e così si dovrà riprendere con la rimessa in gioco per il calcetto avezzano. Deve essere recuperato il pallone. Ecco qui un giocatore proprio dove si trovano gli spogliatoi, è andato a recuperare il pallone per questa rimessa in gioco eseguita prontamente dalla formazione marsicana. C'è questa conclusione con pallone che viene ribattuto e poi Cosimo lascia scorrere il pallone in out, dunque si riprende con l'Avezzano in possesso di palla. Il suggerimento per 5, ancora 5, attenzione, palla in avanti, poi è Iacobelli. Su Iacobelli l'intervento di Veneziale, l'intervento in chiusura, pallone rimesso in gioco dalla formazione marsicana, avanza ancora l'Avezzano e c'è Cosimo, palla in avanti, prova a liberare il Sulmona, Krasnici, poi è liberatore, il suggerimento nel tentativo di servire Veneziale ma la palla si perde in out e così c'è la rimessa in gioco eseguita prontamente dal calcetto avezzano, il passaggio per 5. Il recupero del Sulmona con Krasnici, Krasnici alle prese con un avversario, reclama il fallo, avanza Felli, gioco che prosegue, Felli si porta alla conclusione con pallone che termina in out. Krasnici aveva reclamato l'intervento falloso, resta a terra il giocatore del Sulmona Futsal, quindi attimi di pausa in questo confronto quando siamo esattamente al dodicesimo minuto nel corso di questo primo tempo. Mamma mia, una gara combattutissima quest'oggi al palazzetto dello sport dell'Incoronata, punteggio ancora di 0-0. A terra non era Krasnici ma liberatore e dunque si riprenderà tra un po', 0-0 come dicevamo, ancora il punteggio in questa gara valida per la seconda giornata di andata del girone A del campionato di serie C2 di calcio a 5. Riprende il gioco con il Sulmona in possesso di palla, Petrella, l'appoggio per Veneziale, lo scambio con Krasnici, il suggerimento per Caputo, Krasnici, adesso è Veneziale, ancora Veneziale, l'appoggio per Capitan Petrella, poi è Krasnici, riesce a recuperare l'Avezzano, l'Avezzano adesso con Iacobelli,
Ancora la formazione marsicana, il passaggio per Cosimo. Ancora Cosimo, attenzione, poi è l'Avezzano con Felli. C'è il recupero del Sulmona. Quest'oggi dunque derby Peligno-Marsicano qui al Palasport dell'Incoronata per questa gara di calcio a 5. Pallone che finisce fuori. 14esimo minuto nel corso di questo primo tempo. Gara tiratissima, risultato fermo ancora sullo 0-0. Riparte così l'Avezzano con Cosimo. Il suggerimento per Jacobelli, attenzione, poi palla che finisce in out. C'era stato il tentativo di Felli e quindi si riprende quando siamo al 14esimo minuto, come dicevamo, con questa rimessa in gioco da parte della formazione marsicana con Jacobelli. Il suggerimento per Cosimo, l'apertura per 5-5, si accentra però, trova l'opposizione di Krasnici. Krasnici punta la porta, la conclusione con pallone che finisce fuori. C'è stata la deviazione e quindi ha provato questa opportunità la formazione sulmonese, che adesso beneficia di questo corner. Sblocca il risultato il Sulmona con Ginnetti. Ginnetti, autore del vantaggio sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ginnetti dunque. Ginnetti per l'1-0 al 15esimo minuto di questo primo tempo. Cambia così il punteggio dopo 15 minuti davvero combattutissimi. C'è stato questo gol del vantaggio del Sulmona con Ginnetti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Adesso è l'Avezzano con Cosimo, l'apertura per 5. Il suggerimento davanti per Felli, attenzione Felli, attaccato da Caputo, pallone che finisce in out. Rimessa in gioco eseguita prontamente dal calcetto avezzano, il suggerimento per Cosimo. Ancora Cosimo, palla in avanti per Felli, Felli l'appoggio per 5, ci prova con questa iniziativa, pallone che termina in out. E si riprende adesso con il Sulmona Futsal, in possesso di palla con Liberatore, anzi Caputo, l'appoggio per Ginnetti, l'autore del gol, gol che sta permettendo al Sulmona Futsal di condurre per 1-0, colpisce il pallone Jacobelli, attenzione, palla in avanti, troppo lungo per 5, adesso è Krasnici, Krasnici si accentra, cerca spazio Krasnici, pallone che viene ribattuto, poi è Caputo. Caputo l'apertura per Ginnetti, Ginnetti e ora l'Avezzano che torna in possesso di palla con 5, palla che termina successivamente in out. Rimesso prontamente in gioco dalla formazione marsicana, il suggerimento per Jacobelli, ancora Jacobelli, prova questa conclusione, si dispera Jacobelli. Autore di questo tiro quando siamo al 17esimo minuto nel corso del primo tempo con il Sulmona Futsal che è in vantaggio per 1-0, pallone che è terminato in calcio d'angolo, battuto in questo momento la conclusione di Felli, attenzione, c'era stata una deviazione, pallone parato da Silvestri, il quale fa ripartire la manovra per i suoi servendo Ginnetti. Il tocco per Krasnici, Ginnetti, poi è Petrella, Petrella, ancora Petrella, l'appoggio per Krasnici, manovra palla, la formazione di Benjamin Fonte, il suggerimento per Caputo, da questi a Krasnici, il tocco indietro per Caputo, ora è Petrella, Petrella, l'appoggio per Ginnetti, ancora Ginnetti, in avanti per Krasnici. Krasnici, Ginnetti, capitan Petrella, ancora Petrella, prova a servire Caputo ma c'è stato l'intervento di 5, pallone che è terminato successivamente in out, rimesso prontamente in gioco dall'Avezzano che avanza in questo momento con Felli. Felli, il tocco per Cosimo, l'apertura per 5, attenzione poi, ancora 5. La conclusione di Felli, pallone ribattuto, la ripartenza del Sulmona con Ginnetti, attenzione in avanti per Krasnici.
Prova a superare i giocatori dell'Avezzano, Krasnici, pallone che è stato ribattuto ed è terminato in out. Quando siamo al 18° minuto, solo 1-0 per il Sulmona Futsal dopo 18 minuti di questo primo tempo. Attenzione poi, pallone che finisce fuori dopo l'iniziativa di Liberatore. E ora riparte il calcetto avezzano. Avanza l'Avezzano con Felli. L'appoggio per Jacobelli, ma poi è Krasnici che gli ruba palla. Attenzione Ginnetti, prova la conclusione. Pallone che finisce in out, iniziativa da parte di Ginnetti, autore del gol al 15° minuto, gol che sta permettendo al Sulmona Futsal di condurre per 1-0. Adesso è l'Avezzano a manovrare la palla, ancora l'Avezzano, attenzione, viene attaccato il giocatore dell'Avezzano da Veneziale. Pallone che è finito in out. E quindi si riprende con questa rimessa in gioco, eseguita prontamente dalla formazione marsicana. L'Avezzano ora con Cosimo. C'è questo suggerimento in profondità, poi Cosimo. E ora attenzione Krasnici, anzi è Liberatore, fischia il direttore di gara e così c'è il secondo fallo. Secondo intervento falloso quando siamo al 20° minuto nel corso di questo primo tempo. Secondo intervento falloso commesso dal calcetto avezzano. Calcio di punizione per la formazione di Benjamin Fonte, che dà le indicazioni ai suoi ragazzi. Calcio di punizione che si appresta a battere Krasnici. Fischia l'arbitro la battuta di Krasnici con pallone che finisce fuori, nulla di fatto in questa circostanza, e così si riprende con il calcetto avezzano in possesso di palla. Ancora l'Avezzano, c'è il passaggio per Raffelli, lotta Jacobelli, fallo adesso commesso dal Sulmona per l'intervento falloso commesso sul numero 10 Jacobelli, che si propone adesso alla battuta di questo calcio di punizione. Ecco qui Jacobelli, l'appoggio per Cosimo alla conclusione con pallone che finisce fuori, c'è stata la deviazione. Tutto questo quando siamo al 21° minuto. Calcio d'angolo eseguito dall'Avezzano e adesso c'è il recupero della formazione sulmonese con Liberatore. Liberatore però fermato da Jacobelli, palla che termina in out. Rimessa in gioco dal Sulmona con Caputo. Ancora Caputo, Caputo, attenzione poi, palla che si perde fuori. Non è riuscito a servire Liberatore, pallone che adesso viene rimesso in gioco dal calcetto avezzano che avanza in questo momento. Ricordiamo il punteggio 1-0 per il Sulmona Futsal. Attenzione Felli, prova questa conclusione e fischia il direttore di gara. ...1-0 dunque per la formazione sulmonese, pallone che è terminato in calcio d'angolo. Attenzione poi, palla che viene mandata in out successivamente. E quindi si riprende ora quando siamo al 22° minuto con l'Avezzano. C'è questo suggerimento, attenzione, poi il Sulmona prova a riconquistare il pallone. Ora è l'Avezzano, l'Avezzano che giostra palla in questo momento. C'è ora questo suggerimento per Felli, prova la conclusione, il recupero del Sulmona, a terra il giocatore del Sulmona e dunque c'è il terzo fallo commesso dal calcetto avezzano. Intervento falloso su Veneziale. Calcio di punizione per il Sulmona, battuto in questo momento. Liberatore, ancora il Sulmona, attenzione, Notar Andrea ci ha provato con questa iniziativa, pallone che è terminato in out e così si riprende con questo calcio d'angolo. Anzi no, è rimessa in gioco, semplice rimessa in gioco da parte del Sulmona. Viene seguita in questo momento, attenzione poi, riesce a conquistare Acerno, estremo difensore
del calcetto avezzano. Compagno, l'appoggio per Cosimo. Adesso è l'Avezzano che prova ad avanzare, sempre 1-0 per il Sulmona Futsal. Il recupero del Sulmona, adesso con Veneziale, si libera di un avversario, attenzione, fallo, fallo, fallo. Intervento falloso. Fermato fallosamente Veneziale, c'è anche il cartellino giallo per Felli. Tutto questo quando siamo al 24esimo minuto. E si tratta del quarto intervento falloso commesso dal calcetto avezzano. Seguiamo dunque gli sviluppi di questa battuta in favore del Sulmona Futsal con Veneziale. Pronto a calciare il pallone, fischia il direttore di gara, con qui la battuta di Veneziale, c'è quest'assist per Liberatore. Ora c'è il retropassaggio per Silvestri. Il Sulmona avanza adesso con Liberatore che manda in avanti, pallone che finisce in out. Diamo un'occhiata al tempo, siamo al 25esimo minuto, ultimi 5 minuti di questo primo tempo che ha visto fino adesso solamente un gol, a realizzarlo il Sulmona Futsal al 15esimo minuto con Ginnetti. E questo punteggio dimostra ovviamente tutte le difficoltà che presenta questo match. Adesso c'è la conclusione di Jacobelli con la deviazione che c'è stata di Notar Andrea. Si riprende con l'angolo eseguito dall'Avezzano, attenzione, poi c'è la ripartenza del Sulmona. Viene servito Veneziale, prova a superare il portiere, non ce la fa. Non ce la fa Giuseppe Veneziale. Adesso il calcetto avezzano che avanza. Attenzione, poi c'è questo suggerimento per Compagno, palla che termina in out. Però siamo al 26esimo minuto, ricordiamo che si sta giocando la gara della seconda di andata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Seguiamo questo affondo dell'Avezzano con Jacobelli con palla che però si perde in out. E quindi si riprende adesso con il Sulmona Futsal in possesso di palla. Avanzano i biancorossi, il suggerimento per Caputo. Ancora Caputo, attenzione all'apertura per Veneziale. Veneziale si libera di un avversario. Prova a sfondare il muro dell'Avezzano. Poi è Notar Andrea. E c'è stato 5, Manuel 5, che è andato a dar fastidio a Notar Andrea, mandando il pallone in out. E così si riprende. Pallone che termina di nuovo fuori. E quindi altra rimessa in gioco per il Sulmona Futsal, eseguita in questo momento. Adesso è D'Alessandro, anzi era Liberatore. Poi c'è il recupero del calcetto avezzano, il suggerimento per Cosimo. La palla finisce fuori dopo l'intervento di Compagno. Insidiosa la formazione marsicana, pallone che è terminato in angolo, già battuto, attenzione adesso, e poi riesce a fermare il giocatore marsicano molto bene Notar Andrea. Veneziale, in avanti c'è Notar Andrea, Veneziale prova questa conclusione con pallone che termina di poco al lato. Punteggio sempre di 1-0 per il Sulmona Futsal. Adesso è l'Avezzano a manovrare palla con Compagno. Avanza ancora la formazione marsicana, poi sfugge il pallone a Jacobelli. Avanza il Sulmona con Notar Andrea, attenzione Notar Andrea. L'apertura per il Liberatore. Ancora il Sulmona, il suggerimento per Krasnici. Krasnici prova a liberarsi di un avversario, pallone che finisce in out. Nulla di fatto in questa circostanza quando siamo al 28esimo minuto. 28esimo minuto, viene chiamato un time out e quindi attimi di pausa in questo
confronto che è giunto al 28esimo minuto nel corso di questo primo tempo, quindi primo tempo che sta per volgere al termine una gara molto ma molto combattuta tra Sulmona Futsal e Calcetto Avezzano. Il punteggio vede in vantaggio i padroni di casa con il gol di Ginnetti al 15esimo minuto e adesso le squadre sono a dialogo con i propri tecnici. Benjamin Fonte, allenatore del Sulmona Futsal, mentre per il Calcetto Avezzano non c'è l'allenatore ma il ruolo di tecnico lo svolge in questa circostanza il dirigente Giovanni Cosimo, e quindi adesso si riprenderà a giocare per quel che resta di questo primo tempo che sta vedendo, ripetiamo, il Sulmona Futsal in vantaggio per 1-0. Si riprende dunque in questo momento quando mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo, e adesso è l'Avezzano in possesso di palla con Felli, pallone che viene mandato in avanti, attenzione, poi è 5 al controllo di palla, palla che termina fuori, e adesso il Sulmona con Ginnetti, l'apertura per Liberatore, Krasdici non aggancia, il giocatore del Sulmona che si trovava in avanti e si trattava di Caputo, adesso è il Calcetto Avezzano con 5, avanza l'Avezzano e c'è Felli in possesso di palla, prova questa conclusione e ora il Sulmona. Caputo, l'appoggio per Ginnetti, da questi a Liberatore, ancora Liberatore, lo scambio con Notar Andrea, l'apertura per Caputo, avanza il Sulmone, queste battute finali del primo tempo, ma adesso c'è stato il recupero di palla dell'Avezzano con il numero 7 Cosimo che si è involato, ottima l'opposizione da parte di Silvestri che adesso riesce a parare e a far ripartire la manovra per i suoi. Ultimi istanti di questo primo tempo con il Sulmona Futsal in vantaggio per 1-0, adesso è Krasnici per la formazione di casa. In questo momento vediamo che c'è il fischio del direttore di gara, vediamo cosa indica, e dunque c'è una battuta a favore del Sulmona e quindi c'è questa opportunità che proverà a creare la formazione di Benjamin Fonte con Krasnici pronto ad eseguire questa punizione. Ecco qui la battuta, attenzione, poi in questo momento c'è il fischio finale del primo tempo da parte del direttore di gara Stefano Passerelli della sezione di Chieti. Si va al riposo con il Sulmona Futsal in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato al 15esimo da parte di Ginnetti. Questo punteggio dimostra tutte le difficoltà che presenta questo match. A tra poco per il secondo tempo. Si torna in campo per il secondo tempo di questo confronto tra Sulmona Futsal e Calcetto Avezzano. Dopo il primo tempo che è terminato con il risultato di vantaggio del Sulmona per 1-0. Dunque si parte in questo momento per la ripresa. Vedremo cosa succederà in virtù di questo secondo tempo. E dunque l'Avezzano adesso in possesso di palla, pallone che è stato rimesso in gioco da 5, l'Avezzano che prova ad avanzare, attenzione, poi c'è l'intervento del portiere Silvestri e adesso è Veneziale in possesso di palla, ancora l'Avezzano, ora c'è questo suggerimento per Notar Andrea con pallone che è terminato in out, riparte così la manovra della formazione sulmonese che avanza adesso con Ginnetti, attenzione, Ginnetti trova l'opposizione di 5, pallone che termina in out quando
È iniziato da pochissimo il secondo tempo di questo match della seconda di andata del girone A del campionato di Serie C2. Attenzione, c'è questa conclusione di Veneziale con pallone che è stato ribattuto da Acerno, poi è Notar Andrea viene fermato, riparte la manovra dell'Avezzano e c'è il recupero del Sulmona con Ginnetti. Attenzione, Ginnetti prova questo appoggio, però poi c'è il recupero del calcetto avezzano che avanza adesso con Felli e pallone che termina in out. Secondo minuto di questa ripresa con il punteggio che vede sempre il Sulmona Futsal in vantaggio per 1-0 in virtù del gol messo a segno al quindicesimo del primo tempo ad opera di Ginnetti. E adesso è il calcetto avezzano che riprende il gioco con Cosimo, ancora la formazione marsicana, attenzione, poi c'è 5 viene fermato ottimamente da Veneziale giostra palla che viene mandata in avanti e finisce dalle parti di Acerno. Il suggerimento per Cosimo, ancora Cosimo, attenzione, poi arresta il pallone Veneziale, può ripartire così il Sulmona Futsal adesso con il liberatore. C'è questo passaggio in avanti per Notar Andrea, reclama il fallo Benjamin Fonte, l'arbitro ha lasciato correre, adesso è Veneziale, l'appoggio per Notar Andrea, lo scambio con Veneziale, palo colpito da Veneziale e adesso c'è la ripartenza dell'Avezzano, ottimo poi liberatore che ruba palla al giocatore marsicano, poi l'azione non prosegue con la palla che è finita fuori. Intanto già c'è stato il primo intervento falloso commesso dalla formazione marsicana. Primo intervento falloso di questo secondo tempo, adesso è l'Avezzano con Felli, ma c'è il recupero della formazione biancorossa che avanza adesso con Notar Andrea. Ancora Notar Andrea, attenzione, perde il controllo di palla, riparte l'Avezzano con Felli e ora c'è il recupero della formazione sulmonese. Avanza il Sulmona con liberatore, il tocco indietro per Notar Andrea, da questi a Ginnetti, poi è Veneziale ancora, attenzione, mantiene il possesso di palla la formazione biancorossa, adesso Notar Andrea, lo scambio con Ginnetti, l'apertura per Notar Andrea, liberatore, Veneziale, è finito a terra il liberatore ma il gioco va avanti con il Sulmona Futsal in possesso di palla con Veneziale, mette in mezzo ma c'è l'avvento di 5 del calcetto avezzano e poi la chiusura da parte di Ginnetti, punteggio sempre di 1-0 per la formazione sulmonese, rimessa in gioco da parte del calcetto avezzano. Il suggerimento per Iacobelli, attenzione, poi è 5, prova a girarsi, 5, ha un po' di difficoltà alle prese con Notar Andrea. Pallone rimesso in gioco dal calcetto avezzano e c'è il recupero del Sulmona con Veneziale, Krasnici, il raddoppio, Elvis Krasnici per il 2-0 del Sulmona Futsal, rete al quinto minuto nel corso di questo secondo tempo, 2-0, Elvis Krasnici per questo raddoppio da parte del Sulmona Futsal. Adesso è l'Avezzano in possesso di palla con Felli. Palla che è terminata in out e si riprende dunque con questa rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore del Sulmona Silvestri.
Il Sulmone possesso di palla con Krasnici, autore del raddoppio poco fa. E ora il Sulmona. Il tocco per Notar Andrea. Notar Andrea, attenzione, l'apertura per Veneziale. Riesce ad avanzare ancora il Sulmona con Notar Andrea, c'è il fallo. C'è il fallo da parte di Cosimo su Notar Andrea. E il cartellino giallo. Ammonito così Cosimo al settimo minuto di questo secondo tempo. Cartellino giallo per lui, secondo fallo commesso dal calcetto avezzano. E adesso il Sulmona in possesso di palla. Attenzione poi alla formazione biancorossa, il tocco per Silvestri. Da questi a Krasnici. Ora Krasnici, il suggerimento per Petrella, in avanti per Veneziale, l'appoggio per Krasnici. Krasnici attaccato da Cosimo e ora c'è il recupero da parte dell'Avezzano con Jacobelli. Pallone che finisce fuori. Tutto questo quando siamo al minuto 8 di questo secondo tempo. In questo secondo tempo poco fa c'è stato il raddoppio del Sulmona. I marcatori fino adesso sono Ginnetti e Krasnici. Calcio d'angolo eseguito dall'Avezzano, che adesso è in possesso di palla con 5. Trova il muro di Krasnici. Ancora Avezzano in possesso di palla. Attenzione, in due tempi conquista Silvestri dopo la conclusione di Cosimo. Riparte così la manovra del Sulmona con Caputo, lo scambio con Petrella, poi è Krasnici. Krasnici, Veneziale, il tocco per Krasnici. Caputo in avanti per Petrella, da questi a Krasnici, attenzione, ha un po' di difficoltà. È pronto Veneziale ad intervenire. Il Sulmona adesso, il Sulmona, c'è questo passaggio per Veneziale, lo scambio con Caputo, palla che finisce in out. E così ci sarà la rimessa in gioco che avviene in questo momento da parte della formazione biancoverde. L'Avezzano adesso con Jacobelli, avanza ancora la formazione marsicana, adesso con Cosimo. C'è questo suggerimento in avanti, attenzione poi, non prosegue l'azione del calcetto avezzano. C'è il recupero del Sulmona con Krasnici, ancora Krasnici, Krasnici! Aveva provato a fermarlo Jacobelli e poi 5, c'è stato il fischio del direttore di gara che così ha segnalato questo intervento falloso. Terzo intervento falloso commesso dal calcetto avezzano. Calcio di punizione per il Sulmona Futsal, la punizione che si appresta a battere Krasnici. Fisca il direttore di gara con cui la battuta da parte di Krasnici, poi è Veneziale. Veneziale prova ad avere spazio, attenzione, ora c'è la ripartenza del calcetto avezzano con Jacobelli. Ancora Jacobelli, attenzione, Jacobelli perde il controllo di palla, Caputo! Palla che finisce in out. E adesso pallone che è stato rimesso in gioco. Il Sulmona in possesso di palla con Capitan Petrella, l'appoggio per Veneziale, da questi a Krasnici, lo scambio con Petrella, Krasnici, avanza ancora la formazione biancorossa, pallone che viene mandato in profondità, finisce in out. Diamo un'occhiata al tempo, siamo all'undicesimo minuto, undicesimo minuto nel corso di questo secondo tempo con il Sulmona Futsal che conduce per 2-0. Reti di Ginnetti al quindicesimo del primo tempo e di Krasnici al quinto della ripresa. Adesso c'è la parata di Silvestri. Rimette il pallone in gioco Silvestri, adesso è Petrella, attenzione, l'appoggio per Caputo e poi attenzione perché stava per intervenire Felli. E ora il Sulmona
con Petrella in avanti per Veneziale. Il sulmona con Krasnici, Veneziale, Krasnici. Attenzione, poi ne ha la meglio il giocatore del calcetto avezzano. Ora è Felli che si è trovato in avanti. Riparte la manovra del sulmona con Petrella. Ancora Petrella, attenzione, attaccato da 5. Petrella cerca spazio. Veneziale! Veneziale gol! Va ad esultare sotto i propri sostenitori. Veneziale per il terzo gol del sulmona futsal. Esulta la panchina del sulmona al 12° minuto. Gol dunque di Veneziale per questo 3-0 che adesso si sta determinando qui al Palasport Nicola Serafini in località Incoronata Sulmona. Adesso si riprende con il calcetto avezzano in possesso di palla. Avanza l'Avezzano con 5, c'è questo passaggio, ancora 5, attenzione poi. Pallone che finisce in out, intanto sventola il biancorosso da parte del gruppetto dei sostenitori del sulmona. Il sulmona adesso con Krasnici, ancora Krasnici, attenzione, prova questa conclusione con pallone respinto da Cosimo. Pallone che finisce in out. E c'è così la rimessa in gioco eseguita dalla formazione del sulmona, ma si deve ripetere questa rimessa in gioco che va ad effettuare adesso Krasnici. C'è poi il passaggio per Caputo, attenzione, ancora il sulmona in possesso di palla con Caputo. L'apertura per Krasnici, Krasnici, ancora Krasnici, fallo! Intervento falloso numero 4 per l'Avezzano, quarto fallo. E dunque riprende il sulmona, deve riprendere adesso. C'era stata una battuta troppo affrettata a giudizio del direttore di gara Stefano Passarelli di Chieti, dunque il gioco è ripreso. 3-0 per il sulmona futsal. Terzo gol ad opera di Veneziale. Quando siamo giunti al 14° minuto. Intanto la palla finisce in out. Krasnici, Krasnici, lo scambio con Veneziale. Ancora Veneziale, poi c'è il recupero del calcetto avezzano. Attenzione, pallone in possesso di Felli. Aveva perso il controllo di palla Felli, ma sono i biancoverdi sempre a manovrare palla, adesso con il compagno. Suggerimento per Cosimo e palla che finisce in out, e quindi si riprende adesso con Silvestri. Eseguire questa rimessa in gioco Krasnici, ancora il sulmone in possesso di palla. Liberatore, il tocco per Caputo, poi è Veneziale, adesso è Krasnici, Krasnici in avanti per Caputo. L'appoggio per Krasnici, Krasnici perde il controllo di palla, adesso prova a ripartire il calcetto avezzano, ma il pallone finisce in out. Rimessa in gioco da parte del sulmona, che adesso è Caputo. Caputo lo scambio con Liberatore. Liberatore, Veneziale. Attenzione poi, ancora il sulmona riesce ad avanzare con Krasnici. Krasnici, Krasnici, l'appoggio per Veneziale alla conclusione. Gol, doppietta, doppietta per Veneziale. Altro gol per lui per il 4-0 adesso al 16° minuto. Ancora una rete dunque di Giuseppe Veneziale per questo 4-0. E adesso ha lasciato il posto a Notar Andrea e dunque
c'è il time out in questo momento e quindi si ferma il tempo quando siamo al 16° minuto. Poco fa il Sulmona Futsal ha messo a segno la quarta marcatura ad opera di Veneziale. Veneziale autore di una doppietta. Gli altri marcatori del Sulmona sono Ginnetti e Krasnici. Ricordiamo che quest'oggi sono assenti perché influenzati degli esposti e Ruscitti, manca poi l'infortunato Lavella, quindi defezioni importanti in casa biancorossa. Gara ovviamente che si presentava difficile e tale lo è il confronto con il calcetto avezzano, indicata tra le favorite per la vittoria di questo campionato. Il Sulmona invece si è rinforzato rispetto alla scorsa stagione. Il Sulmona quest'anno ha obiettivi importanti, anche se non è stato dichiarato un obiettivo ben preciso, comunque è quello di ben figurare. Il Sulmona Futsal vuole porsi come squadra temibile. È ripreso il gioco, 4-0 dunque il punteggio per i sulmonesi. L'Avezzano in possesso di palla. Avanza l'Avezzano con 5. Ancora la formazione marsicana, 5. C'è questo appoggio per l'altro 5. Ricordiamo sono Manuel e Gianluca 5. Manuel 5. Intanto adesso c'è questa conclusione. Attenzione poi, gol del portiere. Gol del portiere a porta libera. A porta libera. Gol del portiere. Silvestri, e quindi dunque gol di Silvestri per il 5-0 al 16° al 17° minuto. E quindi 5-0 adesso per il Sulmona Futsal. Adesso il calcetto avezzano con 5. Calcio di punizione per l'Avezzano. E dunque seguiamo gli sviluppi di questa battuta da parte della formazione marsicana. Avanza ancora il calcetto avezzano. E quindi dilaga la formazione del Sulmona Futsal che è arrivato al 5° gol quando siamo al 19° minuto. Attenzione adesso a porta libera, ci prova Krasnici. E adesso rientra il portiere. E il Sulmona ha incrementato a 5 il punteggio con il gol anche del proprio portiere Silvestri che ha visto la porta libera, ci ha provato. Adesso l'Avezzano. L'Avezzano con 5, attenzione, poi c'è il recupero del Sulmona, attenzione, ora è Krasnici. Krasnici attaccato da 5. Palla in gioco per la formazione biancorossa. Intanto tra un po' ci sarà il time out, ha fatto segno Benjamin Fonte. Adesso è l'Avezzano in possesso di palla con Jacobelli, attenzione poi. E c'è questa conclusione con pallone che finisce fuori. Come detto, time out. Time out chiesto dall'allenatore del Sulmona. E quindi attimi di pausa in questo confronto che è giunto al 20° minuto nel corso
di questo secondo tempo con il punteggio che vede il Sulmona Futsal in vantaggio per 5-0. La formazione di Fonte ha incrementato il punteggio in questa ripresa dopo il gol nel primo tempo ad opera di Ginnetti. In questo secondo tempo ci sono state le marcature di Krasnici, due volte di Veneziale e una anche del portiere Silvestri. Questi dunque i marcatori del Sulmona Futsal per questo 5-0 che si sta determinando qui al Palasport Nicola Serafini in località Incoronata, teatro delle sfide interne del Sulmona Futsal. Squadra che sta disputando di nuovo il campionato di Serie C2 dopo il ripescaggio. Ma quest'anno si prevede tutt'altro campionato rispetto alla scorsa stagione, con una squadra che è stata rinforzata per ben figurare. E adesso è l'Avezzano in possesso di palla, attenzione poi, pallone che finisce fuori. Cinque. Felli prova la conclusione con pallone che termina in out. È uscito di nuovo Acerno. E adesso è il Sulmona che deve ripartire. Adesso torna Acerno. Silvestri. Attenzione poi a Krasnici. Krasnici cerca spazio. Krasnici, palla che finisce fuori. Quando siamo al 22esimo minuto, 22esimo di questo secondo tempo, il punteggio è di 5-0 per il Sulmona Futsal. Adesso fischia il direttore di gara. A terra il giocatore dell'Avezzano. Dunque, fallo commesso dal Sulmona. Il terzo fallo commesso dai biancorossi, al cospetto di quattro interventi fallosi commessi dal calcetto avezzano. Calcetto avezzano che adesso si prepara alla battuta di questo calcio di punizione con Gianluca Cinque pronto all'esecuzione. Calcio di punizione quando siamo al minuto 23. Ecco qui la battuta del calcio di punizione. Attenzione, c'è questo tiro da parte di Jacobelli. Pallone che viene rimesso in gioco, ora è Krasnici che lotta, ne ha la meglio Krasnici, parte Krasnici, prova a liberarsi del portiere e poi c'è stato l'intervento del giocatore dell'Avezzano, ma la palla è entrata in rete. Krasnici per il 6-0, gol di Krasnici al 23esimo minuto. C'era stato il tentativo del giocatore dell'Avezzano che però non è riuscito ad evitare la rete. E quindi 6-0 per il Sulmona Futsal. Incrementa così il punteggio la formazione biancorossa. Adesso è l'Avezzano con Felli, il suggerimento per 5, ci prova con questa iniziativa, pallone che termina fuori, 24esimo minuto, 6-0 per i padroni di casa. Doppietta anche per Krasnici. E adesso Krasnici viene proposto ancora, l'opposizione di Acerno. Riparte l'Avezzano. Il suggerimento per Jacobelli, attenzione Jacobelli, c'è il recupero del Sulmona con Veneziale, ancora il Sulmona, Veneziale, Krasnici davanti alla porta e la mette dentro,
Veneziale che va ad abbracciare Krasnici. Gol di Veneziale. Gol di Veneziale al 25esimo minuto. C'è il 7-0. 7-0 per il Sulmona Futsal. Tripletta di Giuseppe Veneziale. Secondo tempo che evolve positivamente per la squadra di Benjamin Fonte. Quando siamo al 25esimo minuto, 7-0 per il Sulmona Futsal. Adesso viene fermato Krasnici, attenzione, e l'Avezzano con Jacobelli. Pallone recuperato dalla formazione biancorossa con Krasnici. Palla che termina in out. E c'è così la rimessa in gioco, intanto si procede a un cambio. Fuori Krasnici e dentro Notar Andrea. Adesso il Sulmona con Veneziale. Caputo, Notar Andrea, liberatore non aggancia, palla che finisce in out. Rimessa in gioco eseguita dai marsicani. Jacobelli, ancora l'Avezzano in possesso di palla, Jacobelli. Avanza il calcetto Avezzano, c'è il recupero del Sulmona con Caputo che si è scusato anche con i suoi compagni, ha mandato in profondità. E adesso si riprende con questa rimessa in gioco per il calcetto Avezzano. Jacobelli. Avanza ancora la formazione marsicana, il suggerimento per Jacobelli, l'apertura per Compagno. Jacobelli. Lo scambio con Compagno, l'1-2, Jacobelli. Attaccato da Veneziale. Compagno. Palla che finisce fuori. Adesso c'è il recupero del Sulmona con Veneziale. Veneziale, attenzione, liberatore, ci prova. Conquista Acerno. E adesso prova ad avanzare l'Avezzano quando siamo al 27esimo. 3 minuti alla fine di questa partita con il Sulmona Futsal che è in avanti di 7 gol. Ora il Veneziale. Veneziale, attenzione, si accentra, prova la conclusione, la respinta con un piede di Acerno. Pallone che è finito fuori. Adesso è Capitan Petrella. Poi è Ginnetti. Notar Andrea. Palla che finisce in out, dunque attimi di pausa in questo confronto, la palla è terminata fuori, rimessa in gioco, 2 minuti alla fine di questa partita. Adesso il calcetto Avezzano con 5, manda in avanti, con pallone che finisce fuori, non è riuscito a servire nessuno dei suoi compagni. E così è il Sulmona Futsal in possesso di palla con Ginnetti, lo scambio con Veneziale, la sovrapposizione di Ginnetti e poi non corregge rete. Notar Andrea, ottima iniziativa da parte del Sulmona, punteggio di 7-0 per la formazione di casa. Adesso il calcetto Avezzano, il suggerimento per 5, attenzione, attaccato da Notar Andrea. Adesso è Jacobelli, Jacobelli attaccato da Ginnetti, un po' in affanno l'Avezzano in questa azione. Fischia il direttore di gara, a terra Acerno e un giocatore del Sulmona. Devono entrare in campo i soccorsi e quindi si aspetta un po' prima di riprendere il gioco. Si rialza Notar Andrea mentre resta a terra Acerno. 7-0 così il punteggio di questa partita quando siamo al 29esimo, quindi siamo quasi al termine di questo match. Sta per arrivare così un altro successo importante per la formazione di Benjamin Fonte. Dopo il 10-1 di sabato scorso,
sta arrivando questo successo contro l'Avezzano, il punteggio è di 7-0, una gara però difficile e vinta, alla fine vinta con merito. In questo momento c'è il fischio finale da parte di Passerelli di Chieti. Sulmona Futsal batte Calcetto Avezzano 7-0. I sulmonesi conquistano altri 3 punti in classifica. L'Avezzano invece non dà seguito alla vittoria di sabato scorso. Il seguito lo dà la formazione Peligna, che sconfigge, come dicevamo, per 7-0 il Calcetto Avezzano. Le reti nell'ordine: Ginnetti, Krasnici, Veneziale, ancora Veneziale, Silvestri, Krasnici e Veneziale. Il saluto tra le due squadre come classico nel finale di partita. In virtù dell'inversione di campo che c'è stata quest'oggi, sabato prossimo ci sarà un'altra gara casalinga per il Sulmona Futsal, che qui al Palazzetto dello Sport dell'Incoronata ospiterà la Dinamo Fares di Silvi Marina. E adesso i festeggiamenti tra i giocatori e i propri sostenitori. E questo l'atto finale qui al Palasport dell'Incoronata. Ed ecco qui l'esultanza! L'esultanza dei giocatori del Sulmona e del tecnico Benjamin Fonte. Con queste immagini possiamo concludere questo collegamento qui da Sulmona, dal Palasport dell'Incoronata, per questa gara vittoriosa del Sulmona Futsal che batte per 7-0 il Calcetto Avezzano. Antonio Bucciarelli per le riprese, Domenico Verlingeri per la telecronaca. Appuntamento ai prossimi confronti casalinghi del Sulmona, quindi nel prossimo turno per Sulmona Dinamo Fares. Benjamin Fonte, arriva quest'altra vittoria importantissima del Sulmona Futsal in una gara che non si presentava facile. In effetti, come abbiamo visto, il primo tempo è stato molto combattuto, molto tirato, poi nella ripresa c'è stata la svolta in positivo da parte della sua squadra. Sì, l'analisi è corretta. Penso che abbiamo incontrato una squadra che ci ha dato filo da torcere. Abbiamo dovuto aggiustare alcune cose durante il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo le cose sono andate un po' meglio. La squadra mi è piaciuta dal punto di vista della sostanza. Questo sì, abbiamo fatto una partita di sostanza. Così il tecnico del Sulmona Futsal, Benjamin Fonte, dopo la vittoria casalinga per 7-0 contro il Calcetto Avezzano. Per i sulmonesi si tratta del secondo successo consecutivo dopo le prime due gare della Serie C2 di calcio a 5. Pur senza il bomber Alessandro Ruscitti, perché febbricitante, il Sulmona è riuscito ad affermarsi contro i marsicani grazie alla tripletta di Veneziale, alla doppietta di Krasnici e alle reti di Ginnetti e anche del portiere Silvestri. Ascoltiamo Giuseppe Veneziale. Soddisfatto per questa vittoria, perché la gara non era facile assolutamente, poi soddisfatto per questa tripletta. Ecco, il tuo commento a fine gara. Ma sicuramente è stata una partita intensa, tosta, lottata fino all'ultimo, anche se col risultato non si direbbe. Però siamo contenti del risultato, siamo contenti della squadra, del mister, della dirigenza, e quindi siamo soddisfatti. Ecco, come dicevamo, non era una gara facile, lo ha dimostrato il fatto che nel primo tempo è stato realizzato solamente un gol, poi nella ripresa c'è stata questa svolta positiva da parte vostra. Sì, 1-0 a fine primo tempo, è stato tirato il primo tempo perché siamo andati in vantaggio verso la fine con Ginnetti, e diciamo che alla fine la partita si è sbloccata verso la fine. È una bella vittoria, secondo me anche meritatissima. Come dicevamo, una partita importantissima anche perché è stato il secondo successo casalingo in virtù di questa inversione di campo che c'è stata dopo la richiesta presentata dalla società dell'Avezzano. Innanzitutto, come avete accolto questa inversione di campo? Ma va bene, tanto prima o poi dobbiamo giocare dappertutto, quindi va bene sia che giochiamo in casa adesso, anche se avessimo giocato fuori sarebbe stato uguale.
la partita comunque con loro è sempre una partita molto, molto tirata, agonisticamente molto, molto forte. E oggi ci mancava Ruscitti perché alla fine ha avuto un problema di influenza. Sì, mancava Ruscitti, mancava anche degli esposti e quindi queste assenze forse lasciavano un po' preoccupare, però si può dire così che alla fine ha prevalso la forza, lo spirito del gruppo. Sì, ha prevalso la forza, lo spirito del gruppo, la maggiore forse, quel pelino di qualità in più che abbiamo rispetto a quelli dell'Avezzano, senza nulla togliere a loro. E penso che abbiamo dimostrato oggi di avere quel pizzico di qualità in più. Come dicevamo anche con gli altri sabato scorso, l'Avezzano è una delle candidate al successo finale, quindi vincere con l'Avezzano ha una doppia importanza da questo punto di vista per aumentare le credenziali di questo Sulmona, anche se, come lei ha detto giustamente, quando si riaprirà il mercato tra novembre e dicembre poi le cose possono cambiare. Però adesso quello che si delinea in questo momento è quello che si è visto oggi. Sì, la partita vale sempre 3 punti, questa è un'ovvietà, nel senso che comunque ogni partita va affrontata e ogni partita ha la sua insidia. Io, come dico sempre ai ragazzi, il primo avversario siamo noi stessi, se noi riusciamo a giocare come sappiamo avremo meno difficoltà. Se la prestazione come quella di oggi sarà una prestazione migliore rispetto a quella dell'avversario, vinceremo. La gara è stata caratterizzata dalla presenza di un gruppetto di tifosi che ha incitato i padroni di casa sino al termine. Giuseppe Veneziale ad ogni gol è venuto proprio qui sotto, sotto i sostenitori che adesso stanno ascoltando le tue dichiarazioni. Ovviamente li vuoi ringraziare ancora per questo apporto che hanno dato per tutta la partita. Sì, ringrazio gli ultra, ringrazio il pubblico sempre, tutte le sabati, perché il sostegno della gente per me è linfa vitale e diciamo che venire a esultare sotto la curva per me è sempre una gioia. Tra l'altro sono anche miei amici, quindi sono contento, contentissimo. Ecco, e poi loro ringraziano te perché tu sei uno dei punti di forza di questa squadra che si trova qui nel Sulmona Futsal, se non sbaglio, al terzo anno, è vero? Sì. Il tuo terzo anno con questa squadra. Sì, il terzo anno, peccato per l'anno scorso c'è stata la retrocessione, quindi quest'anno sicuramente da parte mia c'è tanta voglia di riscatto, sicuramente anche da parte di quelli vecchi, di quelli nuovi per darci una mano e speriamo vada tutto bene, anche perché abbiamo cominciato nei migliori dei modi. A Ruscitti cosa dirai? Hai fatto bene a non venire, ci ho pensato io, a far vincere la partita? No, Ale sicuramente è un campione, l'ha dimostrato nel corso della sua carriera. Sicuramente oggi ci avrebbe dato una mano in più, la partita non lo so, finiva 20-0. Però sì, è un grande giocatore Alessandro, lo rispettiamo tutti per il suo passato, per quello che è stato e quello che è anche adesso. Il Sulmona Futsal, dopo il positivo esordio contro il Giulianova e il successo con l'Avezzano, sempre al Palasport dell'Incoronata in virtù dell'inversione di campo, si appresta a giocare nuovamente in casa sabato prossimo nella gara contro la Dinamo Faras di Silvi. Che partita sarà? Non lo so, sinceramente non lo so, loro vengono da un risultato positivo che hanno fatto contro una squadra che è sicuramente accreditata per salire, i Nobel Boys, hanno vinto, sabato scorso hanno perso, però questo sabato non lo so, vedremo. Ogni partita va affrontata pensando sempre che il primo avversario siamo noi stessi.